letto la relazione in riferimento al caso, come è stato definito proprio dal difensore civico dell'aeroporto di Peretola, perché tante sono arrivate richieste da parte dei cittadini per poter monitorare l'inquinamento acustico. Chiedono di avere una centralina, di poter andare poi online per rendersi conto di quella che è la situazione. Questa è la richiesta del difensore civico, noi l'abbiamo portata in aula e l'aula ce l'ha respinta. Io credo che questo sia un messaggio decisamente sbagliato da parte della maggioranza, perché dobbiamo rispetto a queste persone che stanno vivendo da più di 20 anni in una situazione di grande criticità. E non ultimo, ci sono state delle segnalazioni che addirittura anche l'aeroporto stesso, l'aeroporto che dovrebbe avere una chiusura intorno alle 23, addirittura un aereo la settimana scorsa è partito da Londra all'1:30 di notte per arrivare alle 4:30 la mattina a Firenze ed è stato regolarmente lasciato atterrare. Io credo che questo, più di avere una dichiarazione del difensore civico, io credo che di più non possiamo fare. L'abbiamo portato all'aula, l'aula purtroppo ce l'ha bocciata, per cui per i cittadini che volessero controllare quello che sta succedendo all'aeroporto di Peretola, soprattutto per l'inquinamento acustico, mi dispiace, non c'è stato niente da fare, ce l'hanno bocciata. Sul difensore civico abbiamo espresso una massima condivisione delle politiche portate avanti dalla nuova difensora civica Lucia Annibali rispetto a degli elementi importanti, rispetto alla conoscenza della funzione, una presenza sul territorio, le opportunità fornite nei confronti dei cittadini e delle cittadine toscane e soprattutto un servizio di tutela nei confronti di tanti servizi integrati dove il cittadino a volte si sente solo rispetto a queste società, a tutte le bollette che arrivano a casa, a tutta una serie di servizi dove le persone non riescono ad avere una risposta in un'interlocuzione. Quindi un elemento e un giudizio positivo che prosegue le esperienze del passato ma che rilancia una strategia positiva che conferma anche la validità dell'operazione che portò a me stesso a avanzare la proposta di Lucia Annibali quale nuovo difensore civico della Toscana. Qui è ancora peggio perché noi veniamo da un anno in cui il difensore civico non ha fatto assolutamente niente. Dopo in passato qualcosa aveva fatto, ricordo ancora le denunce in aula del collega Stella sugli aperitivi costosissimi per inaugurare sedi in giro per la Toscana. Lo scorso anno il difensore civico non ha fatto niente perché il 10 di aprile si è dimesso dopo solo 4 mesi di lavoro per andare a fare altro, per andare a fare l'addetto stampa dell'agenzia che rilancia i comunicati della giunta regionale. Quindi siamo stati 9 mesi, perché il nuovo difensore civico è arrivato a febbraio, 9 mesi senza difensore civico e anche in questo caso approviamo un atto dove il Partito Democratico dice esprimiamo grande soddisfazione per il lavoro svolto facendo il copia e incolla dell'atto dell'anno scorso. Di fronte a un difensore civico che lavora 4 mesi, si dimette perché va a fare altro e per 9 mesi la regione toscana resta senza difensore civico perché Italia Viva e il PD si dovevano mettere d'accordo su chi nominare, noi esprimiamo grande soddisfazione, noi dovremmo esprimere grave disappunto per quanto è successo, non soddisfazione. Dopo un periodo non semplice in cui di fatto è risultata vacante la figura del difensore civico regionale, si è arrivati alla designazione di Lucia Annibali, la quale si è presentata puntualmente in prima commissione per relazionare sull'attività del 2022 nell'evidente anomalia che in quell'anno non era Lucia Annibali ad essere il difensore civico della Regione Toscana. Nonostante questo è stata l'occasione per riflettere sull'attività del difensore civico e fare anche un'analisi di ciò che è stato fatto nel non semplice 2022. C'è da dire che c'è stata una lieve flessione delle istanze presentate al difensore civico regionale, sono state 1.495 le istanze presentate nel corso del 2022, quindi meno dell'anno precedente, dovuto però in realtà più che alle carenze strutturali o dell'ufficio allo strascico derivante dalla pandemia, in quanto questo ha senza dubbio provocato un parziale allontanamento da parte dei cittadini rispetto all'Istituto della Difesa Civica. C'è stato però un progressivo avvicinamento ai territori della Toscana dell'Istituto del Difensore Civico, sono stati ulteriormente aperti numerosi sportelli di prossimità, un po' disseminati in tutto il territorio della regione. Mi piace evidenziare che questo è un aspetto
nel quale si compendia l'effettiva gratuità del difensore civico, poiché il cittadino in questo modo evita di avere anche i costi di trasporto per poter accedere alla tutela civica. Due altri aspetti centrali sono stati evidenziati, che anche nel 2022 hanno caratterizzato l'attività del difensore civico: da una parte la partecipazione alle commissioni miste conciliative istituite presso le aziende sanitarie del territorio toscano e finalizzate a dirimere i contenziosi tra i cittadini e le istituzioni in ambito sanitario, e dall'altra parte la partecipazione del difensore civico attraverso i propri funzionari all'organismo di conciliazione istituito presso l'autorità idrica toscana, accreditato da ARERA, che si occupa invece delle controversie dei cittadini con il gestore del servizio idrico. Per questo, con l'auspicio che la tutela civica possa essere maggiormente conosciuta da parte dei cittadini toscani, il Consiglio regionale ha approvato la risoluzione che esprime apprezzamento rispetto all'attività del difensore civico regionale per l'anno 2022, auspicando anche un intensificarsi dell'attività dello stesso in settori strategici come quello della tutela della salute da una parte e quello dell'intervento che deve fare e deve svolgere il difensore civico nelle controversie dei cittadini con il gestore del servizio idrico, auspicando che questo possa estendersi anche ad altri servizi essenziali come l'erogazione di luce e gas. Sicuramente questo fine settimana è un momento fondamentale per Bibbiena, penso, ma anche per tutta la fotografia italiana. C'è la concomitanza di due eventi estremamente importanti, quello del completamento della galleria a cielo aperto con l'installazione di oltre 15 opere, oltre le 36 che sono già presenti, quindi passiamo le 50 opere presenti nel centro storico di Bibbiena, ma in contemporanea c'è l'inaugurazione di una grandissima mostra di uno dei più importanti autori della fotografia italiana, Nino Migliori, in concomitanza con il 75esimo della FIAF. Abbiamo scelto Nino per questa mostra di questo momento perché Nino Migliori compie 75 anni di fotografia e è l'autore che ha attraversato tutto il periodo della vita della nostra federazione attivamente, nel senso come autore. Quindi ci è sembrato giusto dargli questo riconoscimento in un momento così particolare, sia per la storia della FIAF, per la sua storia e per quello che sta accadendo a Bibbiena, che verrà proclamato ufficialmente Bibbiena città della fotografia. Quindi sicuramente un gran fine settimana. Siamo davvero molto felici, finalmente siamo arrivati ad una tappa importante di questo percorso della fotografia nella nostra città di Bibbiena, una tappa che ci vede riconosciuti come la città della fotografia per la regione toscana, ma siamo davvero felici di questo perché è un percorso lungo, nato da un impegno ormai da tanti anni, un impegno del Comune di Bibbiena, un impegno di tante persone, della FIAF, la Federazione Italiana delle Associazioni Fotografiche, che ha visto nascere proprio a Bibbiena il Centro Italiano della Fotografia d'Autore ormai dal 2005, un luogo importante per la nostra regione ma a livello nazionale per la fotografia, e da qui è nata l'idea della galleria permanente a cielo aperto, che è una galleria fotografica con fotografie d'autore all'interno del centro storico di Bibbiena, probabilmente la prima in Europa, forse la prima al mondo, quindi una cosa singolare. Siamo davvero felici e ringraziamo la Regione Toscana, tutto il Consiglio regionale, perché con questa legge ha voluto riconoscere l'importanza appunto della fotografia del nostro comune, del nostro territorio all'interno della regione. Sì, è una delle tante iniziative che la FIAF, il centro fotografico Avis, sta portando avanti. Ho seguito lo sviluppo e tutto l'impegno che il Circolo Avis a Bibbiena ha messo fin dai primi anni 80, poi dagli anni 2000 è diventato centro culturale nazionale della FIAF. E questo ha fatto di Bibbiena di fatto il centro nazionale della fotografia. Sono innumerevoli le iniziative che in questi anni sono state organizzate, che si sono sviluppate,
a vantaggio ovviamente della fotografia, degli appassionati, ma anche come punto di richiamo su Bibbiena, sull'intero Casentino, per quanto riguarda un turismo che magari viene per questa iniziativa ma poi ritorna per assaporare meglio questa bella parte di Toscana. Quindi il Consiglio regionale, anche su mia proposta, ha dato un supporto ed un sostegno che mi sembra doveroso per una collaborazione e per una iniziativa che oramai si è strutturata negli anni e che veramente è un vanto per tutta la Toscana. Quindi il supporto che il Consiglio regionale ha dato ritengo sia un doveroso riconoscimento a questa iniziativa, a questa presenza, soprattutto per questa mostra che si basa su Nino Migliori, ma soprattutto la mostra a cielo aperto che fa di Bibbiena una specificità in campo nazionale. E quindi, come dire, arricchire un borgo che è già un borgo molto bello e dare opportunità agli appassionati della fotografia e ai tanti turisti di poter gustare, cioè, queste bellissime immagini in un location che è veramente già di per sé straordinario. Una azione sinergica che è partita dall'ufficio di presidenza nella sua unanimità ha portato a una legge che ha riconosciuto un importante contributo proprio in questa direzione. E sabato di fatto Bibbiena sarà al centro dell'attenzione mondiale per la fotografia, 75esimo anniversario della FIAF, inaugurazione della mostra di Nino Migliori, installazione di ben 15 opere in più per la galleria permanente a cielo aperto. È importante quando il territorio si collega a delle specificità di rilievo internazionale, è importante perché lo fa conoscere a tutto il mondo e, ripeto, Bibbiena ha scelto una sua strada che credo premierà perché collegare la bellezza del nostro territorio, le sue specificità alla promozione è il segreto per fare conoscere ancora di più la nostra bella Toscana e le sue straordinarie cittadine come Bibbiena e, io direi, tutto il Casentino. La fotografia è arte e noi viviamo nella terra, in una terra, la Toscana, di cultura, di bellezza, e definire qual è la città della fotografia vuol dire anche scegliere una strada, la strada del sostegno ad iniziative come queste. Più fotografia vuol dire più libertà, vuol dire poter raccontare attraverso le immagini la nostra storia, ma vuol dire anche raccontare attraverso le immagini lo sguardo sul mondo che noi abbiamo. E sapere che a Bibbiena ci sarà la prima esposizione permanente all'aperto in Europa dà il senso del lavoro che stiamo facendo. Grazie a tutti, grazie all'amministrazione comunale, grazie a tutti coloro i quali ci hanno sempre creduto, e serve anche a festeggiare 75 anni di un'associazione importante, quella della fotografia, a cui va il grazie, perché ci sono stati momenti in cui sembrava quasi di perdere questo strumento come strumento di arte e di bellezza, invece investendoci abbiamo deciso di proseguire in questa direzione. Allora a Bibbiena un grande in bocca al lupo e che questo riconoscimento serva per rilanciare ancora di più l'impegno in questa direzione.